La classe laboratorio è un'esperienza che nell'Istituto Petani e in particolare nel liceo economico sociale portiamo avanti da diversi anni, circa ormai un decennio. Un'esperienza che è passata attraverso passaggi successivi. Abbiamo iniziato con una sostanziale digitalizzazione dell'insegnamento, mantenendo ancora una struttura tradizionale, per poi passare alla costruzione insieme contemporaneamente ad un lavoro di team con il consiglio di classe di una vera e propria classe laboratorio. Che cos'è la classe laboratorio? Diciamo che la classe laboratorio vuole essere espressione di una didattica attiva, vale a dire di una didattica nella quale lo studente produce dei lavori concordati con il docente o con il team di docenti, quindi anche a carattere multidisciplinare, e che poi presenterà, discuterà, saranno oggetto di una discussione successiva all'interno del gruppo classe, anche con la partecipazione di più docenti. In questo senso vengono attivate, vengono poi perfezionate nel corso del lavoro anche delle competenze informatiche, perché si tratta di utilizzare dei programmi che vanno da Cobe a Time Graphic, a Prezi, nonché a più tradizionale PowerPoint, che serviranno nello svolgimento dei lavori. È un modello di didattica, possiamo dire, orizzontale, nel quale non c'è una valutazione tradizionale per voti, quindi l'interrogazione, ma si lavora sulla posizione di competenze, quindi sulla valutazione che è sempre collegiale, mai solo del singolo docente, sui lavori presentati dai ragazzi, e si lavora quindi su un modello che quasi mai è quello della didattica frontale, ma quindi ci sono materiali autoprodotti da parte dei docenti, quindi c'è un vero e proprio archivio podcast e archivio multimediale che man mano la classe laboratorio ha accumulato, diciamo, e su questo appunto i ragazzi poi utilizzano questo archivio come una delle fonti insieme poi a libri. Altro elemento fondamentale è che non esistono i libri di testo, il tradizionale manuale, ma ci si avvale di libri che di volta in volta vengono proposti dal docente, oppure anche materiali, saggi, articoli, eccetera, che vengono proposti in rete. I risultati della classe laboratorio, anche a livello di valutazioni poi negli esami di Stato, sono per noi confortanti. I ragazzi si sono rivelati sempre preparati e in grado di affrontare l'esame di Stato, quindi diciamo, pensiamo sia un'esperienza da approfondire, da migliorare sempre, ma sulla quale assolutamente insistere. Comunque lascio la parola a uno dei nostri studenti che sta terminando il percorso triennale, perché c'è da dire che la classe laboratorio al liceo economico sociale è limitata a una sezione del triennio, non riguarda il biennio, e studente il quale potrà può dire la sua e far conoscere il suo punto di vista. Grazie professore. E io sono Alessandro, sono uno studente appunto del quinto B. Devo dire che inizialmente quando ho scoperto di iniziare a lavorare con il metodo capovolto ero abbastanza scettico, ma mi sono ricreduto quasi subito, perché essere al centro di un laboratorio significa essere anche al centro dell'apprendimento. È un metodo di apprendimento che non mi fa sentire come un soggetto passivo all'interno della didattica, ma come un soggetto attivo. Posso proporre il mio metodo di studio, posso proporre e mettere in gioco la mia creatività quando apprendo, e questo ti fa apprendere anche divertendoti, ti fa apprendere riuscendo a esprimere al massimo te stesso, rimanendo aderenti a quello ovviamente che è il programma, a quella che è la didattica, a quelli che sono gli obiettivi formativi, ma in un certo senso andando oltre a quelli che sono gli obiettivi minimi e personalizzandoli. E significa per me, per noi ragazzi, anche sperimentare sempre, essere sempre in grado di migliorare e coscienti che si può fare meglio, ma che lo si può fare applicandosi con i propri talenti che si possono mettere in gioco.